Raga, una bomba, qui tutti i consigli per una zuppa di cipolle favolosa. Eccoci qua ragazzi, che bello rivedervi, scusate la pausa della settimana. Ho un impegno, stiamo lavorando con dei progetti, insomma non sono riuscito a fare un video nuovo, però adesso ci sono e prepariamo assieme una zuppa confortevole che piace agli amanti della cipolla e piace anche a chi la cipolla l'ha sempre invece trascurata e ad una certa dice aspetta che forse l'assaggio questa, oppure non si accorge minimamente che ci sia dentro la cipolla perché è talmente dolce, talmente delicata. Non vi darà fastidio, vedrete. È una zuppa comunque abbastanza veloce da fare, molto economica ovviamente, visto che ci sono praticamente solo cipolle. Sopra abbiamo ovviamente la rifinitura alla francese per la soupe d'oignon, per non farci mancare niente, insomma, quindi il pane tostato e ovviamente il formaggio che è poi filante, cioè t'appaga assai. Questo è un comfort food livelli pro, sì. La facciamo assieme, adesso vi spiego tutto. Allora, si parte con un buon brodo di carne, possibilmente, o comunque un brodo. Diciamo che quello di carne ovviamente è più strutturato, dà più sapore, però se volete, se preferite, se non volete farlo di carne, insomma, fatelo vegetale, non c'è problema. Lo sapete che noi siamo, cioè, un po' versatili, no? Classico fatto con sedano, che se mi seguite su Instagram sapete che l'ho scovato tra la neve la notte alle 22:36, mi pare 37. Come potete vedere, già siamo innevati. La cipolla io vi consiglio di, oltre che a tenere la buccia che regalerà un colore più intenso al brodo, tagliarla a metà e tostarla un pochettino perché gli dà quello sprint in più che ci sta. Poi versiamo l'acqua fredda, mi raccomando, nella pentola, perché per fare il brodo, affinché tutti gli ingredienti rilascino piano piano tutti i principi nutritivi, tutti i profumi, tutti gli aromi, è necessario. Quindi carote ovviamente, poi abbiamo detto il sedano, il pezzo di carne di manzo, io ho usato pancia, potreste anche usare il petto, insomma quello che preferite, basta che ci sia magari un ossicino che dà più sapore, e poi un po' di pepe in grani. Facciamo bollire, sobbollire anzi, a fiamma molto bassa per circa un'ora e mezza, poi spegniamo e lasciamo riposare ancora un pochettino il brodo. A fine cottura del brodo aggiungiamo un po' di sale. Fatto! Ora veniamo alla zuppa di cipolle. Allora, serviranno un po' di cipolle. Io vi consiglio assolutamente le cipolle bionde. Queste sono quelle dell'orto, come potete vedere sono piene di terra. Le ho dovute pulire, prima le ho sbucciate e poi le ho lavate. Insomma, le bucce le potreste appunto usare sempre per un buon brodo, vedrete, o per un fondo, insomma, che vi serve per anche un arrosto. Basta che le aggiungiate al vostro liquido e vedrete che otterrete un fondo ancora più intenso e invitante. Le cipolle le dobbiamo tagliare a julienne, quindi con il coltello cerchiamo di ottenere queste fettine abbastanza sottili, non troppo spesse, ma lo spessore che vi mostro qua in video. Per non annegare in una valle di lacrime vi consiglio di bagnarvi i polsi, vedrete che questo metodo funziona, e per avere una cipolla ancora più digeribile meglio togliere la parte centrale, un po' come si fa con l'aglio. Dobbiamo assolutamente rosolarle assieme a un po' di burro, una noce di burro in una pentola, facciamolo fondere, aggiungiamo le cipolle e poi cominciamo a fiamma abbastanza dolce, io direi se avete l'induzione un 7, a farle rosolare. Se avete la pentola in ghisa ancora meglio, che per le zuppe, soprattutto questa in particolare, è perfetta. Mettiamo subito il sale, in questo modo l'acqua verrà rilasciata e si formerà una sorta di brodo che aiuterà a far ammorbidire piano piano le cipolle. Noi comunque teniamole d'occhio perché si fa in fretta a farle bruciare, quindi inizialmente magari diamo una rimestata non troppo frequente, ma diciamo ogni 3-4 minuti. Successivamente, quando vediamo che l'acqua delle cipolle comincia ad asciugarsi, intanto abbassiamo la fiamma e portiamo magari l'induzione invece che a 7 a 6, e soprattutto dobbiamo continuare a mescolare molto spesso, perché in questa fase è più facile che la cipolla tenda a bruciare. Piano piano la cipolla comincerà a diventare sempre più ambrata, sempre più dorata, quasi caramellata, e dopo circa 40 minuti da quando abbiamo cominciato a farle rosolare sono pronte, e quindi noi dobbiamo occuparci di un altro passaggio, quello di far
far tostare la farina, perché la farina sarà il nostro legante che permetterà alla zuppa di risultare cremosa. Quindi prendiamo una pentola, facciamo tostare la farina sempre a fiamma media, tipo 7 anche in questo caso, e facciamola saltare abbastanza spesso in modo tale che non risulti bruciata da una parte e troppo chiara dall'altra. Noterete delle note proprio tostate e quando sarà pronta la potrete aggiungere alle vostre cipolle. Si è formata una sorta di pappetta e a questo punto deglassiamo con un po' di vino bianco, che aiuterà anche a bilanciare, diciamo, la dolcezza della cipolla. Il vino bianco che vi consiglio di utilizzare comunque è un vino aromatico, ok? Un vino magari comunque con delle spiccate note aromatiche. Mi viene in mente il Gewürztraminer qui della zona, ma insomma quello della vostra regione andrà benissimo. E poi aggiungiamo magari due foglie d'alloro, sì, due foglie d'alloro oppure una foglia di alloro e un po' di timo. Non esagerate con gli aromi, perché altrimenti il sapore dolce e avvolgente della cipolla poi si va a perdere. Cominciamo ad aggiungere il brodo. Ne aggiungiamo all'incirca, per la quantità di farina, 1,5 litri. E mescoliamo. Se vediamo che la farina non riesce ad amalgamarsi al brodo, prendiamo una frusta e cominciamo a frustare. E poi facciamo bollire per circa 20 minuti. Basteranno. Sì, 20-25, insomma, ogni tanto assaggiamo, aggiungete un pochino di sale, sempre se occorre, e poi un po' di pepe per finire. Magari prima che la nostra zuppa concluda la cottura possiamo occuparci del pane. Quindi prendiamo delle baguette o comunque un pane bianco di grano tenero, lo tagliamo a fette, lo disponiamo su una teglia con carta forno, ci mettiamo sopra delle, quasi delle scaglie, mi viene da dire, di burro, oppure se preferite ovviamente olio. Io uso il burro in questa ricetta perché i francesi usano il burro, questa qua è una ricetta tipica della Francia, mi sembrava giusto fare così, insomma seguire la tradizione. Tostiamo in forno 220 gradi per circa 10-15 minuti, fino a quando ovviamente il crostone è dorato, e poi ovviamente si fa la parte che preferisco, quindi la guarnizione. Si può fare direttamente in piccole cocotte se le avete, può essere molto carino anche servirla come monoporzione, oppure proprio direttamente dalla padella. Prendete il pane, lo disponete sulla superficie della zuppa, ci mettete sopra una cascata di formaggio, che può essere del Groviera, dell'Emmental o della Fontina. Fate gratinare in forno, un grill abbastanza potente, perché la cosa importante in questo caso è fare fondere il formaggio. Potreste andare avanti per un po' fino ad ottenere quasi una crosticina dorata abbastanza importante sul formaggio. Io non amo questo, perché preferisco invece avere qualcosa di filante, ok? Non voglio proprio una crosta troppo spessa. Vi consiglio ovviamente di servirla appena fatta, appena finita di gratinare, e vedrete che è uno spettacolo e tutti vi applaudiranno, tutti vi ameranno, perché avete fatto la zuppa di cipolle. Io spero tantissimo, come sempre, di avervi fatto compagnia, prima di tutto, di avervi insegnato qualcosa, di avervi invogliato a fare questa ricetta. Mi raccomando, provatela, sarà la vostra compagna fino a marzo, sicuramente, da questo periodo fino a marzo. Preparatevela quando avete proprio bisogno di una coccola. Questa è una coccola gastronomica. Se provate a fare questa ricetta, taggatemi su Instagram o su Facebook, e sappiate che su Instagram ci sono anche tutti i reels e le ricette rapide a disposizione, che magari qua su YouTube insomma non posto. Vi lascio qua come sempre altri due video se non li avete ancora visti. Vi lascio qua invece il tastino, e poi lo potete fare anche qua sotto in realtà, insomma, per iscrivervi al canale e attivando la campanella delle notifiche rimanete sempre aggiornati sui nuovi video. E qua sotto invece trovate il collegamento per andare sul blog e vedere la ricetta scritta con tutte le dosi, ingredienti, procedimento e tutto ciò che vi serve. Grazie tantissimo come sempre per essere stati qua, per avermi fatto compagnia, perché se io la faccio a voi, voi la fate a me, e ci vediamo ovviamente alla prossima ricetta. Ciao.